Fondazione PMZ, ripeto qui in aula le considerazioni fatte durante la commissione. La commissione PMZ nel 2013 ha fatto un pessimo lavoro, ad iniziare quando c'è stata la formazione del bando, a cui sono rimasto molto sconcertato per come sono andati i lavori in commissione. Ho segnalato che anche in consiglio che pensavo si dovesse approfondire di più, invece non abbiamo fatto altro che passacarte, così come la proposta di delibera ci è arrivata dall'assessorato, così l'abbiamo passata al dottor Seris, che ha fatto il bando di conseguenza. Salvo scoprire poi, consultando l'albo pretorio, che il comune continua a pagare per le pulizie nei centri. Che sorpresa, figurati. Noi praticamente abbiamo fatto un bando per dare in gestione servizi e strutture, ci ritroviamo soltanto ad aver dato in appalto il servizio. Un dei centri di cui noi non sappiamo nulla, non sapevamo nulla di quanto venivano spesi, non sappiamo nessun dettaglio di spesa. Anche la Presidente Santoiemma non è riuscita ad avere, lo scorso anno, quando lei a dicembre 2012 ha chiesto al Comune i dettagli di quanto costano i CAM, i CAG, i CSRA, gli è stato risposto in tutto, pieno, vuoto per pieno, 250.000 euro. Ma è così che noi dobbiamo gestire una struttura? Cioè, non abbiamo nessun dettaglio di costi, non sappiamo oggi quanto ci sta costando, quanto ci costa il servizio, quanto spendiamo di energia elettrica, quanto spendiamo in pulizie, nulla di nulla. Dopodiché, a livello di attività, abbiamo soltanto fatto due audizioni di CSI per sentirci dire che cosa faranno. Dopodiché aggiungo che, dato che la PMZ, Polo Multifunzionale Zonale, svolge funzioni che sono comunque in sovrapposizione a quelle che sono le commissioni politiche sociali, educazione, case popolari e demanio, spiegatemi qual è, l'utilità di continuare ad avere la commissione PMZ. Quindi noi voteremo contro, annunciamo. Deve fare qualche conclusione? Presidente Santoiemma, volevo semplicemente dire che riguardo il bando, è arrivato al 30 di novembre, entro il 31 dicembre dovevamo approvarlo, l'abbiamo letto in due commissioni, sviscerato in due commissioni, più di così non potevamo fare. Riguardo le spese, gli ho girato il resoconto delle spese, ma non c'erano dentro il CSRI, non c'erano dentro i centri per anziani, c'erano soltanto le spese relative ai due CAM e al CAG, se si ricorda bene, sì, più preciso. Il dettaglio l'abbiamo chiesto al comune e non è arrivato. Il dettaglio della luce, lei vuole il dettaglio della luce, del gas e delle spese della pulizia del gabinetto, delle spese di quanto viene. Come lo siamo a fare? No, sì, no, sto dicendo il dettaglio di tutte le spese. La Corte dei Conti chiederà al Comune, si farà un accesso agli atti, si chiederà la spesa relativa dettagliate, sì, sicuramente. Non ricordo più qual era l'altra eccezione. Ah, va bene, ok, non rispondo neanche. Va bene. Capogruppo alla terza per. Grazie. A un minuto il capogruppo alla terza, un minuto. Okay. Allora, sì, scusate. Vabbè, comunque. Sì, scusi, lei ha già fatto dichiarazione di voto. Forse ho cambiato idea. Ha già detto. Forse ho cambiato idea. Ha fatto male la prima. Cambierà la dichiarazione di voto votando. Grazie. Grazie. Silenzio. Allora, mettiamo in votazione. No, ha già fatto la dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione. La Presidente. Commissione Polo Multifunzionale Zonale.
dichiarazione? Presenti 21, favore 20, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Capogruppo Pedro Bellone per... Appuntamento della Presidenza, perché non si può non mettere in votazione e poi lasciare il tempo a casaccio finché si raggiunge il numero legale, perché non è legittimo questo, e chiedo al direttore di prendere provvedimenti per la prossima volta e soprattutto agli istruttori. Io chiedo cortesemente di tenere un comportamento, di tenere un silenzio indispensabile per lo meno. Intervengo solo per ovviamente non d'accordo sulla scelta di non permettere al capogruppo La Terza di poter fare il suo intervento, perché io sono d'accordo che se uno esprime il voto come voterà nel suo intervento, salvo come è previsto da ripensamento, e se il consigliere o il capogruppo dichiara che ha ripensato rispetto all'intervento precedente di come modificare il suo voto, è giusto che il consigliere lo faccia nel suo intervento di modifica, anche perché lì è previsto al limite. Scusate, dopo voi siete quelli che dite che volete il silenzio, no? Allora cominciate a fare un po' di silenzio quando uno parla, lei proprio, no? Ecco, per favore, allora stia lì buono e ascolti. E visto e considerato che questi interventi più di un minuto non possono portar via, io sono dell'avviso che se un consigliere dice voglio cambiare il mio voto, nella dichiarazione lo fa, gli si concede il minuto. Se nella dichiarazione non fa la dichiarazione di voto modificata, io sono perché a quel punto la Presidente fa bene a togliere la parola, perché lo può fare da uno dei tasti che ha lì sul tavolo. Allora evitiamo di creare poi dei problemi che non ci sono, perché se c'è una motivazione valida per intervenire lo si deve fare, se no si vogliono creare dei problemi inutili e si dà adito a chi vuole creare dei problemi tanto per crearli. Grazie. Capogruppo Parise. Grazie Vicepresidente. No, volevo così, prima di tutto ringraziarla perché ci fa sentire grandi, sembra di essere in Parlamento, lei sta somigliando molto alla Presidente della Camera come toglie la parola, per questo davvero, e le faccio davvero i miei complimenti. Ma la seconda cosa che dissento del consigliere Tucci è che uno può anche aver dichiarato di votare contro, poi chiede il minuto ed è un suo diritto, perché magari vota contro ancora, ma le motivazioni del suo voto contrario possono essere diverse. Questo perché? Perché essendo registrata, io posso aver cambiato opinione sul mio voto contrario. Ecco, comunque, se uno si iscrive a parlare, chiede la dichiarazione di voto, non è consentito togli la parola. Guarda, me la togli anche adesso, non ho mica capito. Posso esprimere il mio concetto? Stavo richiamando al silenzio il Presidente Tucci. Ah no, ma per concederle di terminare il proprio intervento. Va bene, no, ho concluso, grazie. Grazie. Capogruppo La Terza. Per dichiarazione di voto? Adesso la può fare. No, guardi, Presidente, Vicepresidente, io non ho parole, guardi, non sto neanche lì ad agitarmi perché è veramente una cosa indegna. Lei praticamente, quando fa il presidente di questo consiglio di zona, cerca di avere un po' di autonomia, non continua a guardare il suo capogruppo perché gli indica di togliere la parola. Posso finire di parlare? Per cui non capisco perché non concedere un minuto di voto, perché comunque non è, sul regolamento non c'è scritto che se uno nel suo intervento di 5 minuti ha detto io voterò a favore o contro, poi non può fare la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto è ammessa dopo discussione con tempo un minuto, semplicemente questo stavo chiedendo, per cui è veramente una cosa inutile
Non capisco che, perché dobbiamo sbracciarci e togliere dei diritti, perché lei comunque mi ha tolto la parola ingiustamente. Io spero che non accada più. Grazie, consigliere La Terza, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. La stessa cosa. Dici che chiudiamo? Mettiamo la luce che arriva. Sì. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 21, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 1, respinto. Abbiamo avuto 6. Concessione a titolo gratuito di spazi scolastici alla parrocchia di San Paolo. Scusate, per cortesia, non mi si sente. A titolo gratuito di spazi scolastici a parrocchia di San Paolo, palestra e spogliatoi di Via Veglia 80, Fondazione Marianna Sala, palestra di Via Veglia 80, anno scolastico 2013-2014. Onorevole Consiglio, le commissioni educazione riunitasi il giorno 23 gennaio 2014 ha preso in esame le richieste di utilizzo gratuito di alcuni locali scolastici del plesso scolastico di Via Veglia 80-82 dell'Istituto Comprensivo Locatelli, presentate da Parrocchia di San Paolo e Fondazione Marianna Sala. Parrocchia di San Paolo, la Chiesa di San Paolo, sita in Via Smara 2 a Milano, chiede l'utilizzo a titolo gratuito della palestra con annesso spogliatoio. L'attività svolta, che consiste nella pratica di allenamenti di calcio per bambini di 6-7 anni, ha un alto valore socio-educativo in quanto si tratta di giochi sportivi a carattere ludico-ricreativo condotti sotto la sorveglianza di operatori volontari senza alcun esborso economico per le famiglie dei minori coinvolti nel progetto. Considerato l'alto valore socio-educativo dell'attività, è stato richiesto l'utilizzo gratuito della palestra della scuola di Via Veglia. Considerato il bacino d'utenza che in parte comprende contesti territoriali a rischio esclusione e emarginazione, la Commissione Educazione propone a maggioranza alla parrocchia di San Paolo la concessione della gratuità della palestra con annesso spogliatoio per l'insegnamento e allenamento gratuito di calcio per i bambini di 6-7 anni, eccetera, nelle giornate, eccetera. Per quanto riguarda la Fondazione Anna Maria Sala, invece, chiede per il doposcuola l'isola che non c'è l'utilizzo a titolo gratuito della palestra del plesso scolastico, sempre la stessa palestra, naturalmente in altri giorni. L'attività svolta ha un alto valore socio-educativo in quanto si tratta di giochi sportivi a carattere ludico-ricreativo condotti sotto la sorveglianza di operatori volontari senza alcun esborso economico per le famiglie dei minori coinvolti nel progetto. Grazie all'utilizzo della palestra, il CAG Marcelline partecipa ogni anno al torneo No League, che serve proprio a promuovere le attività sportive in quelle realtà che presidiano le periferie, garantendo un percorso di socializzazione e crescita per tanti preadolescenti. Considerando quindi l'alto valore socio-educativo delle attività di cui si chiede l'utilizzo della palestra, la Commissione propone a maggioranza l'utilizzo gratuito. Capogruppo La Terza. Allora, in merito a queste concessioni che noi facciamo a titolo gratuito o oneroso, anche perché poi abbiamo anche, diciamo, una volta abbiamo anche parlato dell'onerosità diciamo di tale concessioni, sarebbe il caso, non so se magari il dottor Seri se ce l'ha già sotto mano, di avere un quadro delle concessioni che facciamo per vedere se tutte, cioè se noi come principio, come consiglio di zona 9, mi sa che stiamo adottando il principio di fare sempre concessioni gratuite, per cui magari se avessimo un prospetto a disposizione della commissione sport ed educazione che ci rendesse conto, anche per farci rendere conto sul territorio cosa accade e
non da ultimo, per anche pubblicizzare tale prospetto che il Consiglio di zona facciò, in modo che se oltre alla parrocchia San Paolo di Piazza Caserta, magari anche, credo si chiami San Giovanni in Bicocca, no? Ha bisogno di uno spazio, insomma noi per meriti diciamo di entrambi, riconosciuti ad entrambi, dovremmo concedergli anche a loro, e dovremmo anche far conoscere che il Consiglio di zona fa queste opere. E visto che è passato da poco, diciamo, c'è una citazione che volevo fare. Il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. Consigliere De Lorenzo. No, mi sento bene, la citazione non c'è. No, volevo sapere una cosa molto più seria. È un refuso della Fondazione Anna Maria Sala, durata della concessione dal 2 ottobre 2013 al 16 maggio. È un refuso, correggiamola per cortesia, grazie. Presidente Tucci. Sì, io chiedo la votazione per parti separate. Grazie. Odio le suore, ci mancherebbe 5 minuti. Non odio le suore, però chiedo, perché ritengo che un conto sono la fondazione per il lavoro che svolge anche sui ragazzi disagiati, altra cosa è la gratuità alle parrocchie. Sono due cose diverse. Allora, se la gratuità serve per andare incontro ed aiutare chi fa dei servizi di un certo tipo, quindi anche su un'utenza difficile, è una cosa. Aiutare chi invece fa la stessa cosa e se permetti, io conosco un allora prego di non innestare conversazioni private. Consigliere Belli, il suo intervento. Consigliere Belli, lei c'ha un pulsantino che se lo schiaccia appare il suo nome, dopo può intervenire. Adesso stia lì buono. Io siccome conosco le quelle delle sole Marcelline, perché ho avuto modo di conoscere la loro attività. Allora, siccome io Merone ha capito e fa... No, ma la cosa è che siccome io è già due volte che mi interrompi, Allora, siccome io ho conosciuto l'attività che svolgono e ho fatto anche degli incontri, ho avuto anche degli incontri per conoscere la realtà e come lavorano, ritengo che la fondazione o la Santa Marcellina, come si chiamano loro, siano meritevoli anche di un aiuto gratuito di questo tipo. Altra cosa è una parrocchia che noi non abbiamo mai visto e mai richiesto come per favore capogruppo indovino, prima che perda ancora le staffe, mentre l'altra parrocchia che non ha mai chiesto un aiuto, non si è mai fatta vedere, credo che sia inopportuno darle la gratuità, e può benissimo pagarsela per conto suo. La scuola, tanto i costi di una scuola, di una palestra scolastica, non sono tanto eccessivi rispetto, no? Quindi per questo che chiedo la votazione per parti separate. Capogruppo Viganò. Sì, no, io voglio ribadire quanto detto in commissione anche a nome del mio gruppo. Noi voteremo ambedue le iniziative, riteniamo, pur non conoscendo anche la parrocchia di San Paolo, degna di accedere a questo tipo di concessione da parte del Consiglio di zona, perché ritengo che comunque l'attività che ci propone e che svolge sia un'attività di utilità sociale, per cui, come ho detto in commissione, quando le parrocchie e gli oratori anche svolgono questo tipo di attività, e purtroppo a me dispiace perché mi piacerebbe che ci fossero anche
associazioni di sinistra che facessero questa cosa, però così non è, perché evidentemente o non c'è la capacità o non c'è la forza e la volontà di farlo. Gli oratori, che se ne dica, sono gli unici che hanno ancora la capacità di raccogliere e togliere i bambini dalla strada e di darli, di tenerli lontano dai pericoli della strada e di dargli la possibilità di divertirsi all'interno delle loro strutture. Poi guardate, adesso faccio una battuta, visto che voi mi dite sempre che sono ideologico, ecco, io ogni volta e ogni tanto, spesso direi, mi sforzo, al di là delle battute scherzose che faccio, di andare oltre le mie personali convinzioni e di ragionare con quello che ritengo buon senso. Tutti quelli che svolgono un'attività di utilità sociale, e in questo caso io posso dire che nessuno possa dire il contrario sulla funzione che da anni, ma non oggi, da anni gli oratori svolgono, devono essere benvenuti, ben guardati e sostenuti. Grazie. Grazie. Capogruppo Indovino. Grazie Presidente. Ma sì, innanzitutto mi scuso perché non ho partecipato alla commissione. Sono parte in causa non in quanto, diciamo, richiedente né uno dei bambini che usufruisce della palestra, ma frequento, diciamo, quando sono nato, sia l'oratorio di San Paolo che il centro di aggregazione giovanile delle suore Marceline, che quando l'ho frequentato io non era ancora centro di aggregazione giovanile, per dire di quanto tempo è passato. No, voglio dire questo, innanzitutto rassicurerei il presidente Tucci, nel senso che, come magari lui non lo saprà, ma lo dico io, il bacino d'utenza dei bambini che vanno al centro di aggregazione giovanile è esattamente identico rispetto a quelli che poi vanno a giocare a calcio, nel senso che c'è sempre stata sinergia fra il centro di aggregazione giovanile gestito dalle suore e l'oratorio, sia le suore fanno parte della comunità che fa riferimento all'oratorio San Paolo, e moltissimi bambini che fino alle 4:30-5 frequentano il centro di aggregazione giovanile poi si spostano all'oratorio San Paolo per fare gli allenamenti di calcio. Come molti di voi sapranno, ma lo dico per chi non frequenta molto questo tipo di luoghi, non c'è nessun, e quindi non conosce, non c'è nessun tipo di onere per le famiglie, spesso e volentieri gli allenatori sono assolutamente volontari, alcuni degli allenatori sono i ragazzi che hanno la sfortuna di avermi come educatore, sono i ragazzi, diciamo, delle superiori che a 15-16 anni si mettono in gioco e danno il loro tempo per allenare i bambini più piccoli, e quindi, diciamo, se il tema è i bambini piuttosto che la gestione, stiamo parlando dello stesso sistema, perciò se il presidente Tucci fosse coerente, o chi per lui, tanto sta già intervenendo, o non vota nessuna delle due o le vota tutte e due, perché afferiamo, diciamo, allo stesso bacino d'utenza. Grazie. Presidente Tucci ha già parlato per dichiarazione di voto. Vuole attendere che io faccia le precisazioni richieste? Grazie. Consigliere Codegoni? Voleva votare, dice che non può parlare. Se gli do la parola, aspetta. Prego, consigliere Codegoni. Volevo dire che il mio voto sarà a favore di tutte e due. Grazie. Do le precisazioni in merito e poi do la parola al presidente Tucci per dichiarazione di voto. L'osservazione che è stata fatta dal consigliere De Lorenzo, ho chiesto al direttore di settore, la concessione da parte della scuola è datata a una data antecedente, la gratuità va a partire dal momento in cui entra in vigore la per quanto riguarda
invece le due iniziative, ripeto, afferiscono queste due iniziative i bambini anche in condizioni disagiate dei caseggiati popolari che sono limitrofi a quest'area. Praticamente i bambini, come ha detto bene il capogruppo Indovino, passano da una struttura all'altra a seconda dell'età. Presidente Tucci, per dichiarazione di voto. Sì, io sulla prima mi asterrò. Consigliere Luzzi. Come nuovo centrodestra voteremo. Noi come nuovo centrodestra voteremo a favore di entrambe le iniziative in quanto le riteniamo meritevoli entrambe. Grazie. Mettiamo in votazione la prima iniziativa. Chiarisco, stiamo mettendo in votazione quella relativa alla parrocchia di San Paolo. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 3, approvata. Mettiamo in votazione la Presidente Tucci per... Ancora la dichiarazione di voto. L'avevo detto prima che avrei fatto la dichiarazione di voto su tutti e due i punti. Invece su questa iniziativa, siccome conosco bene l'operato delle suore Marcelline, il mio voto sarà favorevole. Grazie. Mettiamo in votazione la iniziativa presentata dalla Fondazione Marianna Sala. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 0, approvata. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Stiamo votando l'intera delibera. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, approvata. Passiamo ora al punto 7, parere relativo al permesso di costruire concernente Piazza Minniti numero 5. Do la parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Silva. Sì, grazie. Allora, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 27 gennaio 2014, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al permesso di costruire concernente Piazza Minniti 5. Trattasi di un intervento di utilizzo del patrimonio edilizio esistente con fusione di due unità immobiliari ed opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla realizzazione di un locale di somministrazione. Il progetto prevede la trasformazione di un locale senza permanenza di persone in locale con permanenza di persone per circa 37 metri quadri al piano terreno dell'edificio. Voglio pertanto codesto onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Do la parola al capogruppo Melone. Grazie Presidente. Ma io ho preso la parola su questo parere perché voglio esprimere il disagio come consigliere di zona sul fatto che noi siamo interpellati su questi progetti edilizi che anche in caso come questo minimali che però sommati uno degli altri portano alla trasformazione da un quartiere dove ci sono i negozi di vicinato in un quartiere dove ci progressivamente si vanno a insediare solamente esercizi di somministrazione. E questo vuol dire che cambia poi il tessuto, la vivibilità, il tessuto sociale del quartiere ed è un aspetto, mi dispiace Presidente, ma tipicamente di carattere socioambientale questo. Sul quale noi siamo impotenti perché diciamo
questo negozio si trasforma in un ristorante, un bar che probabilmente prolungherà le sue attività nell'orario notturno. Tra l'altro nello stesso civico c'è già un ristorante che ha il confine con il cortile confinante, probabilmente in futuro ci sarà una fusione dei due esercizi. Nello stesso isolato c'è un altro bar, ci sono tre altri esercizi, insomma è diciamo una progressione lenta, ma sulla quale poi noi non riusciamo neanche a controllare che questi interventi avvengano garantendo a chi abita nelle case dell'intorno quel minimo di tranquillità che è necessario, cioè la giusta incentivazione, il fatto che le attività notturne non vadano a interferire con la vivibilità delle case. Quindi io su un aspetto di questo tipo esprimo già il voto, così almeno non devo intervenire dopo. Se intervenire secondo le nuove regole che non ho ancora capito, ma non mi interessa intervenire su una cosa che ho già detto. Io voglio esprimere un voto di astensione perché penso che questi problemi debbano essere affrontati. Nel mio quartiere più spostato c'è stata una trasformazione di un negozio di tessuti in un locale notturno che fa musica fino alle 3 alle 4 di notte all'interno di un cortile dove ci sono 15 di quei funghi che fanno calore d'inverno, che sono stati sequestrati oggi in alcuni esercizi del centro e in altre aree della città, quindi creando... che sono stati sequestrati perché non sono ricoverati secondo quelle che sono le norme di legge che devono tutelare il fatto che se in un'area all'interno di un isolato vengono conservate queste cose non in totale sicurezza, bisogna intervenire. Comunque, al di là di questo, io penso che però bisogna affrontare questo tema in maniera più organica in futuro. Consigliere Tagliabue. Volevo fare solo una considerazione, cioè che non ha torto la consigliera Meloni quando afferma della gradevolezza dell'esercizio, come dire, quello che offre ai residenti ciò che vende, no? E quindi il negozio di vicinato vero e proprio. Il problema è che c'è una crisi spaventosa dei negozi di vicinato e non possiamo pensare, almeno io prima lo pensavo e poi ho capito che sbagliamo, di poter pianificare anche la tipologia di ciò che potrà occupare uno spazio adibito a negozio. La verità è che quando un proprietario di un esercizio che decide di darle in affitto trova qualcuno disposto a investire, glielo dà subito, perché altrimenti rimane con giù la caparella, rimane chiuso e sfitto. Io ho l'esempio di uno che ha preso un negozio in zona che era sfitto da 6 anni e il suo obiettivo era mettere dentro, fare una, come dire, un'esposizione, quindi non una vendita, ma un'esposizione di lavatrici. L'ha preso, l'ha aperto, è andato avanti 2 mesi e l'ha richiuso. E quello aveva. Ma il proprietario cosa ha detto? Non poteva mica dirgli no perché metti lavatrici. Doveva dirgli che cosa? Cioè è una crisi terribile da questo punto di vista. La Rella, cosiddetta Rella, la si vede da queste cose qua. Quindi, pur apprezzando teoricamente ciò che ci ha raccontato la Menone, ben venga che un negozio venga aperto, certo. Anche il discorso dell'attività notturna è vero, però se rispettano i parametri, neanche il regolamento di un condominio può
dettare certi limiti. Lo può fare, ci mancherebbe altro, ma vengono subito invalidati. Esperienza già vissuta. Grazie. Presidente Simi. Sì, niente, no, io volevo semplicemente ricordare quello che abbiamo già visto in commissione, nel senso che noi stiamo esaminando le pratiche edilizie dal punto di vista socioambientale, ma relativamente alla normativa edilizia, ovviamente. Allora, esistono altre normative che, di cui noi sappiamo l'esistenza, ma di cui non prendiamo posizione perché non solo non siamo chiamati, ma non è il nostro compito fondamentalmente, che sono così, le regole del commercio e delle attività di somministrazione alimenti e bevande. Allora, il problema della trasformazione di alcune zone della città in zone di locali non è in sé un problema, magari il problema è che c'è, diciamo così, un mancato rispetto delle regole, oppure c'è una difficoltà nel farle rispettare, forse è meglio dire così. Per cui la normativa prevede anche che dopo una certa ora i decibel che escono dal locale non devono superare un certo numero, però il problema è che occorre farlo rispettare. È su questo che dobbiamo batterci, no? Come i problemi che ci sono nella colonna di San Lorenzo e in altri posti in città, o in Corso Sempione, in Piazza Sempione. Però da un punto di vista urbanistico, obiettivamente non abbiamo nulla a cui attaccarci per dire che diciamo così, l'intervento non si inserisce nel contesto, anche perché queste questioni qui ci hanno raccontato dove vogliono arrivare, dicendo che vogliono fare un negozio per la somministrazione di alimenti e bevande, ma avrebbero potuto tranquillamente non dare, diciamo così, la destinazione finale, perché bastava che si scrivessero sopra negozio e, diciamo così, dal punto di vista urbanistico la cosa non cambiava, anche perché per noi la tipologia è commercio, senza entrare nel merito se è commercio alimentare o non alimentare o somministrazione alimenti e bevande o addirittura artigianato di servizio, per cui purtroppo da questo punto di vista qui non abbiamo strumenti. Gli strumenti sono, come dicevo prima, da ricercare nel rispetto delle regole di convivenza della città. Noi abitiamo in una città dove ci sono moltissimi conflitti dovuti a modi diversi di concepire la città. In parte questi conflitti si possono in qualche modo conciliare, in altri momenti non si devono conciliare e bisogna far rispettare le regole quando queste non vengono rispettate. Per cui io ritengo che al di là di tutto il parere favorevole sia un parere nonostante tutto corretto, per cui non aggiungerei altro, insomma, da questo punto di vista. Condivido la preoccupazione soprattutto perché abbiamo visto questo quartiere trasformarsi e visto che la trasformazione a volte può portare effetti positivi e portare effetti negativi, occorre governare la trasformazione. Questa è la sfida dell'amministrazione, che secondo me deve, come obiettivo finale anche di tutto il mandato, portare a una situazione migliore di quella che oggi c'è. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Beh, uno meno di nostro. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 4, approvata. Vi ricordo che c'è la mozione che ha raggiunto il numero delle firme, quindi mettiamo in votazione, cioè mettiamo in discussione. La votazione, do la parola al Presidente Tucci. Guardate, la do già per letta. Bravo, Presidente Meroni. Grazie Presidente, ma sostanzialmente questa mozione può essere sicuramente presentata all'Aula e anche votata. Devo dire per onestà dell'attività che ho assistito a due sedute
in commissione a Palazzo Marino con le audizioni del dottor Locatelli, il quale ha sempre paventato una riorganizzazione e quindi una praticamente il taglio di alcune cose deve essere fatto per mantenere il budget sotto controllo, ma per quanto riguarda il SER di Viale Suzzani non ha mai parlato di chiusura ma soltanto di riorganizzazione e del servizio ed eventualmente implementazione con altri servizi che non siano solamente appunto la distribuzione della... Ecco, si tratta di verificare effettivamente poi quali sono le vere intenzioni e gli obiettivi, per cui questa mozione la possiamo votare tranquillamente e ci impegneremo a chiedere di venire in aula a relazionarci sperando di riuscire a farlo presto nei tempi più congrui possibili. Grazie. Presidente Tucci. Sì, allora intanto io ho il verbale dell'audizione del 17 dicembre dove Locatelli dice ben altre cose, anzi leggo solo alcuni passaggi, ma che sono quelli: circa il 50% degli utenti del settore dipendenze è in trattamento da più di 3 anni e su questo tema occorre effettuare un'analisi ragionata della permanenza degli stessi in carico ai servizi territoriali al fine di valutare l'efficacia dei trattamenti erogati. Si devono cercare nuove modalità di gestione degli utenti cronici per poter liberare risorse da destinare all'intercettamento dei nuovi bisogni. Ad esempio, si sta valutando la possibilità di affidare l'erogazione del metadone alle farmacie dietro presentazione di ricetta. Altro passaggio alla pagina 8 del verbale, dove Locatelli riprende il suo intervento e dice, riprende la parola il dottor Locatelli per dichiarare che sull'applicazione dell'articolo 75 della legge 309/90 farà avere una relazione in merito al SERP di via Oglio, evidenza che vi piove dentro ma lo stabile non è di proprietà dell'ASL, per cui le riparazioni spettano ad altri. Precisa che nell'ambito della riorganizzazione del servizio non vi è alcuna intenzione di chiudere sedi o di svuotarle, ma di procedere a una razionalizzazione. Ad esempio, qua c'è il passaggio che fa capire un po' di cose, ad esempio è inutile avere 2 centri per la somministrazione del metadone in Viale Suzzani e in Piazzale Accursio, per cui il farmaco verrà erogato in uno dei 2 mentre l'altro proseguirà la propria attività. Allora, siccome il SERT di Viale Suzzani, come quello di Piazzale Accursio, hanno un'utenza che fa sicura con il metadone, quando si afferma che è inutile avere 2 strutture che danno il metadone, quindi una è di troppo, la semplifico in questa maniera, è evidente che dal punto di vista del servizio importante che eroga il SERT, questo uno dei 2 perderà la sua funzione. E siccome si stanno facendo avanti proprio i servizi semi-privati accreditati, quello che è evidente che la preoccupazione è quella che si vada a chiudere, perché a queste parole hanno seguito dei fatti. I fatti sono che dal 7 di gennaio l'erogazione, che prima era di 5 ore al giorno, oggi è passata a 3 ore al giorno. Quindi c'è una riduzione di 10 ore settimanali rispetto al precedente prima del 7 di gennaio, ma non solo. Il rischio è che per l'orario, dico solo questo, di orario che è più penalizzante per chi si cura con presso i SERT, che se un ragazzo lavora dalle 11 alle 14 non può accedere al SERT per prendere la cura del metadone, la dose del metadone, perché è aggiornate alterne gli orari,
Due giorni sono dalle 11 alle 14 e tre dalle 7.30 alle 10.30. Questo ragazzo, per prendere il metadone, deve andare in Piazza Lacusio se vuole prenderlo fuori dall'orario di lavoro. Allora è evidente che c'è un progetto che non è quello di io domani mattina vado lì e chiudo, ma creo le condizioni perché questo servizio venga meno. E rispetto alle dichiarazioni fatte l'anno scorso da Sileo, dove diceva che non avrebbero chiuso, è evidente che c'è un progetto che invece va in un'altra direzione. E siccome, per questo che si chiede anche di accertare la questione dell'affitto, perché se l'affitto non è stato rinnovato in Viale Suzzani, è evidente che non è oggi, non sarà domani, sarà fra sei mesi, ma tra un po' che prenderanno la decisione di... Sono dell'Aler, quelli di Viale Suzzani. In Viale Padova hanno chiuso il SERP comunale, quindi dell'ASL, hanno aperto uno, lo SMI, ha aperto un servizio uguale a Lambrate, per cui i ragazzi che usufruivano di Via Padova adesso devono andare a Lambrate. Quindi si creano anche dei problemi da questo punto. Ecco perché dalle parole ai fatti ci sono ben grosse differenze e l'attuazione del POA sta in questa direzione qua. Quindi ci sono dei verbali che dicono tutt'altra roba. A gennaio come quello di adesso, Tucci, sta fa. Concludendo? Allora io, Presidente, concludo perché ritengo di aver chiarito le cose, ma quando io presento, io, ma vale per tutti i consiglieri, presentano la mozione non c'è il 5 minuti di tempo. Forse ogni tanto glielo devo ricordare. Grazie. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, approvata. La seduta è tolta. Invito per cortesia i capigruppo ad avvicinarsi. Grazie.